Io sono Nicola Ferrini, in questa sessione vi parlerò di Windows Server 2012 R2, in particolar modo delle novità introdotte per quello che riguarda la gestione dello storage. Sono tutta una serie di caratteristiche che sono state introdotte in Server 2012, già in Windows Server 2012, che in Windows Server 2012 R2 sono state estremamente arricchite. Di che cosa parleremo? Di tutte le novità relative allo storage, vedremo che cosa ci offre lo storage di Windows 2012 per creare i nostri bellissimi private cloud per gestirli al meglio. E poi vedremo le novità introdotte nell'SMB 3.0, 3.02, in realtà quello in Windows 2012 R2. Parleremo di storage spaces e di storage pool, e poi farò vedere come funzionano le work folder, un'altra novità che vede protagoniste le cartelle condivise all'interno di viste anche visualizzate anche da macchine non all'interno del dominio. Quindi da macchine in workgroup, da casa, gli utenti possono ancora accedere alle loro share di rete direttamente in HTTPS e sincronizzare i dati all'interno delle cartelle, un po' come avviene con i tanti prodotti che in questi mesi si sono avvicendati sul web per dare storage online. Quali sono le novità e quali sono le innovazioni, soprattutto inserite in Windows 12 e che poi anche System Center 2012 utilizza? Sicuramente grosse novità per quello che riguarda la possibilità di far girare le macchine virtuali all'interno delle share, quindi il nuovo protocollo SMB3. Tra l'altro il protocollo SMB3 è supportato anche in Samba, l'ultima versione di Samba uscita da pochissimi giorni, supporta il protocollo SMB3, quindi potrete utilizzare volendo anche degli storage passati su Samba per farci girare sopra le macchine virtuali con Hyper-V. È possibile creare degli scale out file server in modo tale da avere un cluster a due o più nodi, potete arrivare fino a 64 nodi. E quindi non avere nessun tipo di discontinuità. Giustamente, se faccio girare le mie macchine virtuali all'interno di una share di rete, questa share di rete deve essere altamente disponibile. In più, una delle caratteristiche che più mi piace è la deduplica. La deduplica mi dà la possibilità di far girare dei job in modo tale che i dati che sono ridondanti vengano scritti una volta sola con un enorme risparmio di spazio. Questo non è male. Sicuramente la iSCSI target, una delle demo che vi farò vedere riguarda proprio la iSCSI target, è stato estremamente semplificato, inserito all'interno del sistema operativo già da Windows 2012, mentre nel 2008 e 2 doveva essere scaricato a parte, era gratuito, ma mi permette di creare delle SAN iSCSI in modalità molto molto veloce, molto semplice, quindi assolutamente interessante la iSCSI target. È stato inserito anche il supporto all'NFS 4.1, quindi se volete far girare, volete permettere a macchine Unix, Linux di poter accedere a un file system NFS, lo potete far girare su Windows 2012. E una cosa che è importantissimo è sicuramente il Resilient File System, RFS, che vi permette di avere volumi fino a 1 yottabyte, una cosa improponibile. Immaginate che dopo il tera c'è il peta, dopo il peta c'è l'hexa, dopo l'hexa c'è lo zeta, dopo lo zeta c'è lo yottabyte. Incredibile. Che cosa sta pensando mai Origin Windows 2012? L'idea è di avere a disposizione la maggior parte di spazio, ma gestirlo in maniera molto semplice. Quindi ho bisogno di performance, ho bisogno di farci girare tanti applicativi, tante macchine virtuali e ho bisogno di gestire tanto spazio. Forse lo storage è tra le tecnologie che nel corso degli anni si è meno evoluta, non si è evoluta alla stessa velocità delle altre tecnologie, pensate ai processori, pensate alla RAM, e in realtà c'è da dire che con l'avvento del il gap si sta colmando, solo che gli SSD hanno un costo per megabyte un po' troppo proibitivo. Di utilizzare gli SSD per permettere accesso a dati più
molto, in maniera molto veloce, mentre la maggior parte dei dati che non vengono utilizzati più spesso possono essere conservati sui dischi SATA, perché no, giusto perché hanno una capacità di storage superiore. Di Microsoft, o che cosa Microsoft propone? Propone una serie di dischi, uno JBOD, Just a Bounce of Disk, uno shelf pieno di dischi che poi viene collegato direttamente ai nostri host Windows 2012 e tramite un cluster ho la possibilità di creare uno scale-out file server in modo tale che ho la possibilità di virtualizzare questi storage spaces e avere l'affidabilità di un cluster. Col servizio SMB, poi come potete vedere, sopra potete creare un cluster di Hyper-V o un cluster di SQL o un cluster di Exchange, quello che volete voi, per arrivare fino ai 64 nodi supportati da Windows 2012, da Windows 2012 R2. Quindi con gli storage spaces io ho la possibilità di prendere dei dischi fisici, di creare dei pool di dischi e in questo pool di dischi creare poi dei volumi. Questi volumi possono essere ad alta disponibilità, quindi possono essere basati su Parity, una specie di RAID 5, possono essere basati sul Mirror, una specie di RAID 1, se volete, e quindi darmi l'affidabilità voluta o trasformare i dati su un numero maggiore di dischi e quindi poi rendere accessibili questi dati con letture contemporanee e scritture contemporanee. Lo scale-out file server sarà un argomento della nostra demo, quindi sarà molto molto interessante. È possibile utilizzare il nuovo formato WHDX, in realtà è stato introdotto in Windows 2012, ma in Windows 2012 R2 è stato migliorato, formato WHDX che permette di creare dei dischi virtuali fino a 64 tera e questi dischi virtuali possono essere adesso condivisi dalle macchine virtuali. Quindi, bello avere all'interno di una cosa nel WHDX e poi fare guest clustering utilizzando il disco WHDX. Questo ovviamente con Hyper-V versione 2012 R2. L'unico svantaggio, se volete, tra virgolette, dovete creare un cluster, quindi WHDX cluster sotto che li sta gestendo, li sta mantenendo. Vengono presentati alle macchine virtuali come un disco SAS condiviso, quindi le macchine virtuali hanno questo tipo di percentuale. Qual è il vantaggio del nuovo iSCSI target? Beh, intanto la possibilità di supportare i WHDX, quindi quando creo i volumi o quando creo le LUN, ce li ho in formato WHDX, quindi posso avere LUN grandi fino a 64 tera, vi dicevo. E poi adesso ho la possibilità di espandere o di fare lo shrink dei dischi online mentre sono utilizzati. Oppure posso andare lì a utilizzare l'SMI-S, che è una specie di protocollo che mi permette di poter estraniarmi dalle scarsi target, quindi sfruttare un'applicazione che parla con SMI-S e da interfacce che già conosco, per esempio il System Center Virtual Machine Manager, io posso lanciare comandi direttamente nella SAN. Quindi non mi devo rivolgere più allo storage manager, non devo conoscere più l'interfaccia per la gestione dello storage, ma dal mio virtual machine manager posso creare le macchine virtuali, gestire gli host, gestire anche lo storage, creare le LUN dove andare a mettere all'interno le macchine virtuali. Quindi il supporto completo all'SMI-S è stato introdotto, quindi è gestibile da virtual machine manager 2012 SP1 e 2012 R2. Vediamo un attimo come funziona l'iSCSI Target Server di Microsoft. Allora, io mi servo di una macchina che mi interessa in questo momento che si chiama Sun 1. Mi collego un desktop remoto a questa macchina. E vi faccio vedere come aggiungere l'iSCSI target. Si tratta di un ruolo e si tratta di un ruolo relativo ai file services. Quindi se su questa macchina fate add role and features,
quando decidete di aggiungere un ruolo, decidete di farlo su questa macchina qui, avete la possibilità dei file, magari se allargo viene meglio, da file escasi services di aggiungere le escasi target server. Selezioniamo, faccio clic su next, next, install. L'installazione richiede pochi secondi, non mi ha chiesto di installare nessun tipo di interfaccia perché per gestire lo storage utilizzeremo il server manager, quindi verrà aggiunto un nuovo nodo all'interno del server manager da cui potrò fare le operazioni di gestione di volumi e di dischi. Terminata l'installazione delle escasi target server, posso riaprire il mio server manager e di lì accedere per la creazione di nuovi volumi e di nuovi target. Quindi faccio clic su close, di nuovo in escasi target services, eccomi qui, file storage services, escasi, non ho assolutamente niente, non ho escasi virtual disks, escasi target. Per creare un escasi virtual disk faccio partire un wizard, il wizard verifica i volumi presenti su questa macchina, al momento ho cinque punti, decido di installare all'interno di cinque punti i miei due VHDX che andranno a simulare le LUN che poi voglio presentare nei server. Verranno create all'interno di una sottocartella che si chiama Escasi Virtual Disk. Una prima LUN, LUN 0, LUN 0.VHDX, sceglie automaticamente il formato VHDX Windows 2012 R2 e la creo della dimensione di 1 giga. Qui lui di tempo reale mi fa vedere. Se dovessi scegliere una quantità più grande, ovviamente non potrei più utilizzare il fixed size, dovrei utilizzare la LUN a espansione dinamica. Questa modalità è nuova, sicuramente. Avere un disco espansione dinamica non è sempre consigliato, però le performance sono molto vicine. L'unico potrebbe essere quello di fare storage over commitment, quindi creo una LUN da 100 giga quando in realtà di spazio fisico ne ho soltanto 55, potrei non tener conto della crescita improvvisa di questa LUN che andrebbe a saturare poi tutti i dischi e quindi creare dei problemi. Magari se ci sto facendo girare le macchine virtuali quando vanno out of space si mettono tutte in pausa e questo non è bello che avvenga in produzione. Un disco da 1 giga come prima LUN e non avendo nessuna escasità, un contenitore di dischi in questo caso a cui io concederò l'accesso. I dischi tramite escasi verranno visti come installati direttamente nella macchina, solo che quando ho dei dischi installati in macchina è chiaro che ho l'accesso fisico, ho aperto la macchina, ci ho messo dentro i dischi, ok. In questo caso i miei dischi sono via Ethernet, quindi in qualche modo devo filtrare gli accessi. Questo tipo di filtro si chiama LUN masking. Vado a far vedere questo target soltanto agli host a cui voglio presentare i miei dischi. E per farlo andrò a indicare quelli che sono gli escasi initiator, cioè la parte client che si andrà a connettere alle escasi target server. Una novità introdotta in Windows 2012 era la possibilità di fare una query e chiedere il nome dell'iniziator. Il LUN masking può essere fatto in diversi modi, con l'IQN, tramite il nome DNS, può essere fatto tramite l'indirizzo IP o potrebbe essere fatto tramite MAC address. Se faccio clic su browser, vado ad indicare quelli che possono essere i miei nodi, io voglio creare uno scale-out file server, quindi utilizzerò due nodi che sono FS01 e FS02, ovviamente mi presenterà il nome e andrà a indicare quello che sarà l'IQN di default che la escasi initiator del nodo fs01.sidonline.lab presenterà. Quindi una volta che io andrò a configurare la escasi initiator si presenterà
con questo valore qui. Aggiungo anche il secondo nodo, che è FS02. E confermo con ok. Next. Se il masking non dovesse bastare, è possibile utilizzare il protocollo CHARP. Il Challenge and Shake Authentication Protocol mi permette di autenticare le connessioni degli initiator. E ho il CHAP e ho il reverse CHAP, quindi posso fare autenticazione degli initiator, ma anche autenticazione dei target. Ovviamente poi queste informazioni dovranno essere anche riportate sulle scarse initiator. Dovranno combaciare lo username e password che voglio indicare. In questo caso non uso né CHAP né reverse CHAP, è più adattiva, mi dice quello che verrà creato l'un 0 HDX della dimensione di 1 giga, associato al target 1 a cui è concesso l'accesso a questi due escass iniziato. Vedete, con pochissimi click ho creato sia il virtual disk e ho creato anche le escassi target. In cui volessi creare un altro escassi, posso andare a utilizzare nuovamente Wizard, indicare la dimensione 50 giga, facciamo anche qui a espansione dinamica per risparmiare tempo e associare un target già esistente. Questa volta non lo devo ricreare, già c'è e lo posso riutilizzare. Ecco, vado avanti per posso creare tutti gli escassi target che mi interessano, creare tutte le LUN. In qualsiasi momento è possibile andare sulle escassi target, aprirne le proprietà e permettere o meno a uno o più iniziator di partecipare, utilizzare CHAP o reverse CHAP e gestire poi le sessioni. Vedere qui le sessioni delle macchine collegate. Adesso non ho configurato nessuno escassi iniziator, quindi sessioni non ce ne sono. Veramente, veramente molto semplice. Vi dicevo della possibilità di avere le macchine virtuali all'interno di una share di rete. Questa è stata una grossissima innovazione introdotta in Hyper-V Windows Server 2012 e quindi viene riproposta anche qui in Windows 2012 R2 con tutta una serie di miglioramenti. Quindi posso utilizzare più migrazioni contemporaneamente, posso fare fino a 4 migrazioni con le schede di rete gigabit, posso fare fino a 8 migration con le schede di rete 10 gigabit e poi posso utilizzare più schede di rete contemporaneamente. Avendo più schede di rete contemporaneamente, utilizzo SMB multichannel che mi permette di avere la maggior banda disponibile con la minor latenza e quindi le LAN migration utilizzeranno tutte le reti disponibili per avere un'aggregazione di banda e una velocità notevole. Con l'inserimento di RDMA io ho la possibilità durante la live migration di non far fare più i calcoli al mio processore e alla mia CPU, ma faccio fare i calcoli direttamente alla scheda di rete, alla NIC, al Network Interface Card. In questo modo la parte di CPU può essere utilizzata dalle macchine virtuali e quindi ho un risparmio notevolissimo. Ovviamente devo avere delle NIC che supportano RDMA, che supportano l'offload di questo tipo di connessioni. Altra novità per Hyper-V, ma ovviamente è interessante capire che vale per tutti i VHDX, è quello di poter fare shrink e espansione, quindi ridurre la dimensione, aumentare la dimensione del VHDX senza dover spegnere le macchine virtuali, quindi senza downtime. Storage Quality of Service. Era possibile fare Quality of Service sulla rete per dire limito la banda in entrata, limito la banda in uscita, ma sullo storage questo non era poi così semplice da fare. Adesso posso fare quality of service, è un grandissimo vantaggio perché prima si utilizzavano
di terze parti. Ovviamente stiamo parlando anche di implementazioni molto grandi. Pensate a un internet service provider che ha bisogno anche di vendere macchine virtuali e le vende in base a delle performance. Quindi più performance volete, più pagate. Per bloccare le performance, per poter dosare le performance, per ripartirle adeguatamente tra le varie macchine, ovviamente ho bisogno di un quality of service, finalmente inserito nel 2012 R2. Ho anche la possibilità di utilizzare delle metriche per capire quanti I/O per secondo sta facendo la macchina, in modo tale da mettere un limite massimo e un limite minimo per fare questo tipo di quality of service. Prima con le scarsi target, andando a realizzare un cluster di file server e in particolar modo uno scale out file server. Per questo mi servirò delle due macchine virtuali che avevo utilizzato come iSCSI, che avevo autorizzato ad entrare nelle scarsi target, esatto, FS01 ed FS02. Mi collego in desktop remoto alla macchina FS01 e dal server manager vado a configurare l'iSCSI Initiator. L'iSCSI Initiator mi chiede a quale target voglio puntare. Se vi ricordate, si chiamava Sun1. Per il fatto di aver abilitato FS01 e FS02 non ho nessun tipo di problema ad entrare in target 1, il target che è stato configurato anzi su SAN1. Se andate poi in volume devices troverete i due volumi che lui vede, il volume da 1 giga che io utilizzerò come quorum nel cluster e il volume da 50 giga che utilizzerò per metterci all'interno dei file. Quindi, controllando il service all'interno del server manager, quelli che sono i dischi e i volumi a disposizione, come potete vedere, ho questo volume da 1 giga offline e questo volume da 50 giga offline, entrambi collegati con l'iSCSI. Quindi è bello avere la colonna bus type che mi dice se i dischi sono collegati direttamente alla macchina, se ci stanno arrivando gli SCSI, se sono dei dischi SAS, se sono dei dischi SSD e così via. Ho il volume online, inizializzo e riformato. Anche qui non sto facendo vedere nulla di nuovo. Stessa modalità che avevo in passato, sto facendo, non ho aggiunto nulla da questo punto di vista in Windows 2012 R2. Mi comporto allo stesso modo. Creo un volume. E lui mi dice, verrà portato online e verrà inizializzato. Invece di inizializzarlo, ho detto ecco. E quindi mi dice, guarda che non è inizializzato, però con GPT. 50 giga, lettera F due punti, etichette, non ne voglio, next. Volume viene formattato, volume del G mette un secondo in più e in pochissimo tempo, come potete vedere dall'Esplorer risorse, mi ritrovo un disco di quasi 1 giga e un disco di 50 giga, volumi E, volumi F formattati e resi disponibili a questa macchina. L'operazione che ho fatto dal file server 01 la ripeto pari pari da file server 02. Qui utilizzo dal server manager la console dell'iSCSI Initiator, vado a dichiarare qual è la mia SAN, riesco a connettermi, da volume and devices vedo i due volumi e quindi in storage services questa volta. Aziende più grandi. E infatti si va in realtà in oltre.
L'altra caratteristica qual è? La possibilità di dare a queste. Vedo su file server 02 che ci sono i due dischi da 1 giga e 50 giga che sono rimasti offline, sono online sull'altro nodo. Terminata la configurazione, quindi le macchine hanno entrambi l'accesso a questo storage condiviso, entrambi possono andare a scrivere all'interno dello storage, che cosa posso fare? Da Add Role and Services vi faccio vedere che per brevità su entrambe le macchine ho già installato il ruolo di file server e ho già installato la feature di failover cluster. Quello che voglio fare è un cluster a due nodi e dopo realizzare il file server. Quindi nei tools troverò anche il failover cluster manager. Meraviglioso, semplice, creare un cluster con Windows server. Quindi la prima cosa che fate generalmente è verificare se tutti i nodi che devono partecipare al cluster abbiano i prerequisiti per farlo. Scelgo i nodi FS01 e FS02 e uno dei vantaggi di questi nuovi wizard è quello che non è possibile andare avanti alla schermata successiva se non vengono verificati i prerequisiti. Quindi, insomma, vi sta impedendo di sbagliare. Su questi due nodi voglio fare tutti i test e i test riguardano la configurazione del cluster, riguardano un inventory che va dalla lista dei driver fino alla stessa versione del BIOS, fino alla validazione dell'edizione del sistema operativo, piuttosto che della configurazione della scheda di rete, piuttosto che accesso ai dischi condivisi. Quindi sono un'ottantina circa di controlli che vengono fatti dal Wizard e se tutto va bene potete avere il supporto da parte di Microsoft. Cioè se tutto è verde, dice ok, non ci sono problemi, se qualcosa non sta funzionando all'interno del cluster potete avere supporto Microsoft. Se c'è qualcosa che non va bene in questo validate configuration che può essere lanciato in qualsiasi momento anche a cluster già realizzato, Microsoft vi sta dicendo prima risolvete i problemi, poi eventualmente se è colpa nostra andremo a verificare se dobbiamo fare delle modifiche, delle migliorie, c'è qualcosa che deve essere ottimizzato nel cluster e così via. Quindi ritengo questo test non solo valido, ma assolutamente indispensabile per essere sicuri che avete a disposizione due o più nodi che sono configurati non solo alla stessa maniera, esattamente con le best practices che Microsoft indica. Sta verificando i dischi, li sta portando up and running su entrambi, vedete, taking test disk 0, test disk 1 online, verifica il failover dei due dischi da 1 giga e da 50 giga che io ho collegato tramite iSCSI. Terminati tutti i test, ovviamente ognuno su ogni singolo nodo, procede con la versione del sistema operativo, arriva a dirmi guarda che sul nodo 1 manca la patch tal dei tali che invece trovo sul nodo 2, piuttosto che hai dimenticato di mettere l'indirizzo IP statico, piuttosto che non ci sono gli stessi driver che vedo dai, su entrambi i nodi, entrambi per dire due nodi, ma ovviamente vi dicevo fino a 64 nodi diversi. Software update, system drivers, anche l'ordine di binding delle schede di rete, no? Generalmente se i nostri server sono presenti più schede di rete, per questo motivo lui va a verificare che l'ordine di binding sia corretto, anche per quello che riguarda le risoluzioni, ovviamente quello che i nodi devono essere in dominio, essere in grado di poter contattare il domain controller e devo farlo da tutti i nodi del cluster. Ok, credo che abbia quasi completato tutti i test. Siamo veramente agli sgoccioli, almeno dalla progress bar. Sembra di capire che non ci siano anche problemi.
Diamogli ancora un secondo per terminare tutti i test. Ok. Facendo nel frattempo, credo che abbia finito. Alla fine del test vi ritroverete una reportistica in formato HTML che vi darà la possibilità di vedere non solo tutti i test che ha fatto, ma eventualmente se ci dovessero essere dei problemi, qui me li darebbe in giallo o in rosso, non vedo niente né per quello che riguarda lo storage né per la configurazione. Ok, perfetto, è veramente perfetto questa validazione, quindi un attimo di commozione perché vedere tutto verde è meraviglioso. Come vedete qui c'è il segno di spunta, crea ora il cluster utilizzando i nodi che hai appena validato. Mi parte il wizard, avrei potuto farlo manualmente, sotto c'è create cluster. Next, nome del cluster, un eccesso di fantasia, lo chiamo cluster 1. Io sono nella rete 192.168.1.24, quindi vediamo se l'indirizzo IP 40 è libero. Lui fa dei check sia per il cluster name sia per l'indirizzo IP. Sono pronto a creare il cluster e tutti i rischi che lui ritiene sia possibile inserire all'interno del cluster li aggiunge automaticamente. Quindi faccio clic su Next, mi viene creato il cluster e mi vengono portate online tutte le risorse, sia la risorsa indirizzo IP sia i dischi condivisi. Perfetto, perciò con due banali wizard e con 10 secondi di pazienza io sono riuscito a creare il mio cluster. Più semplice di così non era possibile. Come vedete, anche un bellissimo report che vi dice step by step tutte le operazioni che ha fatto. Veramente il cluster portato nella piccola media impresa a disposizione di tutti, facile da utilizzare, facile da creare. Cluster viene aggiunto alla console, ci sono due nodi FS01 FS02. Lui ha preso il disco più piccolo da un giga e l'ha eletto a quorum, a disco di quorum, disco witness, perché è un cluster di nodi, quindi ha bisogno di una terza entità per evitare la split brain syndrome, ad evitare che quando i due nodi non si contattano tra di loro, il cluster smetta di funzionare. E poi, siccome trova un altro disco da 50 giga, questo disco risulta available storage. E questo disco può essere utilizzato per poterci conservare all'interno le macchine virtuali piuttosto che la possibilità di creare un cluster share volume. Il cluster share volume mi dà la possibilità in una manciata di secondi, quindi da available diventa cluster shared volume, mi dà la possibilità, come vedete sotto, che questo volume venga visto da tutti i nodi del cluster come un mount point, come 5 punti cluster storage volume 1. Quindi qualsiasi cosa andrete a mettere lì dentro, tutti i nodi del cluster FS01, FS02 fino a 64 vedranno quell'unico percorso e andranno tutti a salvare all'interno di quel disco lì, di quella luna da 50 giga. Quindi veramente meraviglioso e soprattutto velocissima la realizzazione del cluster. Realizzazione del cluster che si completa ovviamente configurando dei ruoli. E questo è carino perché in effetti sono i ruoli che devono essere resi altamente disponibili. Il ruolo file server deve essere reso altamente disponibile. Il ruolo Hyper-V deve essere reso altamente disponibile. Tant'è vero che poi il failover cluster è una feature, no? Per rendere dedicato alle macchine virtuali, perché in effetti se fate un cluster di Hyper-V, voi non utilizzerete più l'Hyper-V Manager per gestire le vostre macchine, voi utilizzerete il Failover Cluster Manager. Qui vedrete tutti i nodi, vedrete tutte le macchine virtuali che saranno trasformate in resource del vostro cluster
E tutto questo lo potrete fare anche con la versione gratuita. Scaricate Hyper-V Server 2012, una ISO meno di 1 giga. La installate direttamente in modalità bare metal e avete l'hypervisor perfettamente funzionante. Si può mettere in cluster, le console sono gratuite, il sistema è già pronto per poter funzionare in cluster senza aggiungere nessun altro tipo di strumento di management, senza il Virtual Machine Manager, senza nulla, direttamente con le console. Installate la console su un'altra macchina, installate la console su un Windows Client, perché no? Remote Server Administration Tools installati sul vostro Windows Client, vi amministrate l'infrastruttura di Hyper-V, 64 nodi, 8.000 macchine virtuali, gratuitamente. Dicevo, tasto destro Config Roles, Next, voglio creare un file server, la verifica è sulla presenza del ruolo di file server installato su entrambi i nodi. Se qui non avessi installato precedentemente il ruolo di file server, avrei ricevuto un warning. Mi avrebbe detto sotto, guarda che su FS01, su FS02, su entrambi non riesco a trovare il ruolo. Quindi il ruolo deve essere già presente. Il file server può essere di due tipi. O per uso generico, quindi non so, supporta la deduplica, ci mettete dentro SMB, NFS, fate file server resource manager per gestire le quote, DFS replication e così via, oppure potete creare uno scale out file server, che è una modalità di file server dedicata alle applicazioni, quindi dove mettere per esempio dei file che rimangono sempre aperti, tipo i file delle macchine virtuali, piuttosto che i file di un database. Quindi pensato per applicazioni che usano sempre dei file e che li mantengono sempre aperti. Il nome sarà scale-out file server, BIOS della macchina, quindi come vedete nell'organizational unit computer, in realtà nel container computers, non è un'organizational unit, verrà creato un nuovo server, un nuovo computer col nome Scale-out File Server. E quindi poi che cosa faranno gli utenti? Andranno a fare backslash backslash SOFS, nuovo nome del file server, vedranno la cartella con ISO. Quindi qui tra i ruoli troverò uno Scale-out File Server che in questo momento sta girando sul nodo FS01. Nessuno mi vieta di spostare poi la risorsa da FS01 a FS02. Quindi, come vedete, poi adesso l'owner di questo servizio è passato a FS02. Ci ha messo pochi secondi. Tasto destro Add File Share, Wizard per la creazione di una file share. Stiamo parlando di o file share Windows SMB o file share Unix NFS. In particolar modo sono ottimizzate qui nel wizard dei profili, delle configurazioni che lui mi dà a seconda dei dati che voglio conservare all'interno. Per esempio, in questa file share ci vorrei mettere delle applicazioni, ci vorrei mettere delle macchine virtuali. Quindi faccio clic su next, seleziono la cartella che voglio utilizzare, scusate, il volume che voglio utilizzare, cluster storage volume 1. Per poter accedere a questa share è backslash backslash SOFS backslash VS. Next. All'inizio avete la possibilità, per esempio, di fare l'access based enumeration, fate vedere soltanto nelle cartelle dove gli utenti hanno il permesso di entrare. Considerate 1000 cartelle all'interno di una share, ma l'utente può accedere soltanto a 10. Gli fate vedere soltanto quelle 10 cartelle dove lui ha le permission. Ho di default la Continuous Availability che mi permette di poter rendere altamente disponibile questa file share, quindi non ho nessun tipo di interruzione se dovesse avvenire il failover. Non è possibile fare caching della share con questo tipo di file server clusterizzato, mentre potei per rendere sicuri i contenuti di questa share. Qui vado a definire quelle che sono le permission, chi può scrivere, chi può leggere, esattamente come fate con il tab security di una cartella condivisa. D'ora in poi che cosa dovrete fare? Ogni volta che volete cambiare le permission, dovete utilizzare questa console. Quindi vi spiego
del vostro server e andare a cambiare le permission. Sto facendo loading e adesso appare la share. Io ce l'ho un server Hyper-V. Che cosa mi piacerebbe fare con questo server Hyper-V? Beh, mi piacerebbe di andarmi a questa barra, grazie. Mi piacerebbe il new virtual machine 1. Posso dire di salvare i dati in una location diversa. Backslash, beh ragazzi, il fatto stesso che automaticamente mi appaia il completamento delle share disponibili su SOFS vuol dire che la risorsa è disponibile, il cluster è attivo, la cartella condivisa è visibile e andare avanti con la generazione della macchina virtuale. Generazione 1, generazione 2, posso divertirmi come volete, posso dire anche la quantità di RAM, lo switch. Connettere la macchina, dove andare a salvare il file VHDX, sempre all'interno della share, la dimensione del VHDX, installo il sistema operativo più tardi. L'importante è creare la nuova macchina virtuale. La macchina virtuale quindi viene creata, viene anche accesa ed è disponibile per poter essere utilizzata. Una share di rete. Adesso io ve l'ho fatto vedere con uno scale out file server, con un cluster, ci sta tutto, ma ricordatevi che potreste farlo con una banale share in Windows 2012. Certo, vi perdete il server a cui vi state collegando, perdete tutte le macchine virtuali, non è bellissimo, quindi ci sta tutto utilizzare un cluster di file server. Che cosa mi permetto di fare? Mi permetto di prendere tot dischi, di creare un pool e di avere la possibilità di gestire questi dischi tutti contemporaneamente, vi dicevo. Tutta una serie di novità molto interessanti, tra cui quella che più mi piace di più è lo storage tiering, che mi permette di poter prendere un aggregato di dischi SSD, un aggregato di dischi HDD, quindi potrebbero essere di banali SATA, performance completamente diverse, e potrei creare un volume per cui tutto. Diciamo che una parte dello storage si trova sull'SSD, una parte dello storage si trova sugli altri dischi. E ci pensa automaticamente Windows 2012 R2 a spostare i dati tra la parte SSD e la parte HDD con delle procedure che default girano l'una di notte, ma ovviamente sono schedulabili. Che cosa va a fare lui? Lui va a verificare che voi, quali sono i dati a cui voi accediate più frequentemente e quindi li prende e li sposta sulla parte SSD. Immaginate la parte relativa a VDI. Ok, voi avete la Golden Image, il template da cui avete generato le altre macchine virtuali. Bene, il template lui lo metterà nell'SSD perché sa che i file vengono continuamente utilizzati virtuali, quindi sono utilizzati. Magari il resto delle macchine virtuali li va a mettere sulla parte dei dischi SATA, quindi con performance completamente diverso. Ovviamente non è detto che dobbiate avere interi file su parte SSD, cioè immaginate un database, lui è capace di prendere i singoli dati all'interno del database e in un singolo file splittarlo, una porzione, un po' di cluster sulla parte SSD e un po' di cluster sulla parte, diciamo, SATA, tanto per intenderci. Quindi l'idea mia è prendere i dischi da 2 tera. SAS, avrò 8 dischi da 2 tera, avrò 4 dischi SSD da 512 giga ciascuno e creare due layer disk, gli altri per gli SSD e poi ci penserà Hyper-V, no, ci penserà Windows 2012 a spostare i dati da un tier verso l'altro. Quindi meraviglioso avere la possibilità di fare questo tipo di operazioni. In più considerate il write back, cioè molte volte è necessario scrivere direttamente sui dischi, solo che se le scritture sono tante, ovviamente se io vado a scrivere direttamente sul disco invece che scrivere in RAM, scrivere in cache, in memoria, questo potrebbe comportare dei rallentamenti. La write back cache mi dà la possibilità di utilizzare i dischi SSD che sono più veloci per
per poter salvare questi dati temporaneamente e poi li andrà a passare sulla parte HDD. Quindi me ne accorgo, stanno scrivendo un sacco di dati, non li scrivo più sugli HDD, li scrivo temporaneamente sugli SSD e poi col tempo li andrò a passare sulla parte cold data. Meraviglioso. Ecco qua, vi dicevo cache per aumentare le performance dei workload quando avete troppi I/O. Data deduplication, ve l'ho accennato prima, ovviamente ci possono essere dei dati che sono ridondanti, quindi con delle schedulazioni io posso andare lì a prendere dati più vecchi di un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, poter deduplicarli, creare dei puntatori, scriverli una volta sola e ottenere un risparmio di spazio. Vediamo come funzionano gli storage spaces e la data deduplication. Che si chiama storage 1. Ok. Storage 1, sempre dal server manager, nel nodo che vi dicevo da cui dovete gestire file e storage services, avete tutta una serie di dischi. Mi vengono presentati tutta una serie di dischi, li ordino per capacità. Ho il disco base da 64 giga che sto utilizzando il sistema operativo, ho 4 dischi da 512, sono i miei dischi SSD, e poi ho 8 dischi da 2 tera che sono i miei dischi SATA per fare il doppio tier, quello diciamo con gli SSD e con gli HDD. L'idea è quella di creare subito uno storage pool. Di default storage pool può essere fatto con tutti i dischi a disposizione, automaticamente mi vengono visti come connessi in SAS. Ok, ma lui non riesce a capire qual è il media type, quindi non ha riconosciuto se sono SSD o se sono HDD. Fabio, storage pool. E dico, adesso ti creo un pool di dischi, che con eccesso di fantasia chiamerò pool 1. E dentro questo pool mettici per favore tutti i dischi. La capacità totale di questo pool è di 18 tera. Quindi ho un JBOD collegato direttamente alla mia macchina con 18 tera di storage che posso, e ogni singolo disco come hot spare oppure per fare direttamente parte dei volumi che successivamente voglio creare. Quindi banalmente vengono raccolti, vengono racchiusi in quello che lui chiama un pool. Volendo posso creare subito un virtual disk, lo faccio subito dopo, ma mi aspetto di trovare pool 1. Mi aspetto di trovare pool 1 che è un pool di 18 tera. Adesso voglio creare un virtual disk su questo pool. Next, next. Diciamo che questo è disk 0. E non so se avete notato, ma è in grigio chiaro la possibilità di creare gli storage tiers. Questo perché lui non è in grado di riconoscere che ci sono dei dischi SSD. Per usare gli storage tiers, il pool deve avere almeno un physical disk SSD e almeno un physical disk HDD. Allora, che cosa faccio prima di creare un nuovo disco? Mi servono di un piccolo trucco, di una piccola commandlet da lanciare in PowerShell che va a guardare nello storage pool 1, vede quali sono i dischi, vede tutti i dischi più piccoli di 1 tera e li mette come media type SSD. Vi ho detto che gli SSD sono quelli da 512. Fa la stessa operazione su quelli più grandi di 1 tera e li cataloga come HDD. Ok, se adesso ritorno nel server manager e faccio un bellissimo refresh, da media type unknown
Do un refresh, vedo che i quattro dischi da 512 giga sono considerati SSD e gli otto dischi da 2 tera sono considerati HDD. Adesso, nel momento in cui creo un nuovo disco, sempre all'interno del pool 1, come vedete, sarà possibile creare gli storage tiers. Disk 1, disk 0, quello che volete voi, creo uno storage tier. E ho la possibilità di creare due layout. Il primo è la modalità simple, quindi tutti i dati vengono spalmati sui dischi, ho il massimo della capacità, il massimo del throughput, però l'affidabilità è inferiore. Mentre posso fare mirror, quindi ho la possibilità di fare un mirror a due dischi o un mirror a tre dischi, in modo tale da poter poi ridurre la capacità ma aumentare l'affidabilità. Faccio un simple, dimensione fissa. E qui guardate che cosa succede. All'interno dello storage pool io ho 18 tera disponibili. Dire quale posizione prendere dall'SSD e quale posizione prendere dagli HDD. Quindi ho 2 giga disponibili sugli SSD. Faccio 2 tera, scusate, quindi faccio che so, 8 giga sugli SSD, 32 giga sui SATA per avere un virtual disk da 40 giga. Next, create. Fatto, velocissimo. Una volta creato il disco, ovviamente non devo fare altro che formattarlo. Crea un nuovo volume e mi parte il wizard per la creazione di un nuovo volume. Storage 1, ho questo disco della dimensione di 40 giga che ho appena creato. Li utilizzo tutti e 40. Gli assegno una lettera e decido il file system, che può essere NTFS o REFS, Resilient File System, di cui ho parlato prima. Fantastico. Che cosa ho? Due punti, 40 giga. In realtà 8 li prende dagli SSD. Gli altri 32 li prende dai dischi SATA e sposterà lui automaticamente, in base agli algoritmi predefiniti, i dati che più utilizzate sull'SSD e i dati che meno utilizzate sui dischi SATA. Eccolo qua il mio bellissimo volume. Ok. Torniamo alle slide. Completare il tempo ci manca in realtà. Vi parlo dell'ultimo argomento che è quello delle work folder. Introdotto in Windows 2012 R2. L'idea è che gli utenti abbiano delle share di rete, benissimo, nelle loro share di rete possono mettere i propri dati. Sarebbe bello che possano accedere agli stessi dati anche da casa e sarebbe bello che qualsiasi file vadano a mettere all'interno di quelle cartelle condivise automaticamente siano visibili all'interno della share. Quindi in realtà posso sincronizzare sui vari device, ovviamente i vari device supportati, quindi posso farlo sul mio Surface, posso farlo sul mio tablet con Windows, posso farlo sulla mia workstation con Windows 8.1. Ovunque ritrovo sempre i miei dati, le mie cartelle, la sincronizzazione che ho fatto con il server che ho in azienda. La comunicazione tra il server aziendale e la macchina fuori dall'azienda avviene in HTTPS, quindi ovviamente la sincronizzazione è sicura, tutti i dati sono protetti da un tool HTTPS. Quindi l'idea è avere un server con Windows 2012 R2 che fa da file server, una cartella condivisa, utilizzare la cartella condivisa per permettere l'accesso attraverso le work folders e successivamente pubblicare questo file server con un reverse proxy,
generalmente viene utilizzato l'indirizzo workfolders.nome del vostro dominio. Quindi anche adesso quando andrò a fare la connessione, darò conto se, perlomeno, se dovesse mancare workfolders, vi basta creare un canonical name, quindi all'interno del DNS, e far puntare workfolders al vostro server interno. Posso gestire le quote, lo file screening, la cosa meravigliosa del workfolder è che supportano la parte relativa al file server resource manager. E dall'esterno mi vado a collegare in HTTPS, quindi mi basta un'unica porta e ovviamente posso utilizzare uno dei dispositivi supportati. Vediamo un attimo. Cambio macchina. Ok, su questa macchina qui ho un server che mi fa da sync server, un file server fondamentalmente, una macchina in dominio che si chiama Office con Windows 8.1 e una macchina che si chiama Home, che è la mia macchina in workgroup. Se mi collego alla macchina Office, vedete la macchina in dominio mentre Home è in workgroup, la macchina Office. Eccola qui, magari per il momento la metto a schermo intero. Ah, già le work folders. C'è una cartella condivisa sul file server che in questo momento contiene un unico documento. Questo documento è un file e in questo momento è crittografato. Come vedete, è in verde. Quando Windows vi presenta un file colorato in verde, vuol dire che è cifrato con l'Encrypted File System, quindi si tratta di un attributo del file system NTFS. Che cosa succede se un utente si vuol collegare da casa, quindi è sul suo PC personale, sono collegato con un utente locale su quel PC. Devo cambiare la password? Non ci credo. Non ci credo. Mi collego in console. Vediamo se ho scritto bene la password. Ok. Mi loggo. No, non le ho scritte nemmeno bene. No, non ci credo. Va bene. Con calma. Ce la farò? Ce l'ho fatta. Yes, thank you very much. Ok, questa macchina è una macchina in workgroup. Vado a schermo. Che è meglio. Se andate su System, vedete che la macchina è in workgroup. Cosa posso fare? Nel pannello di controllo, dentro System e Security, ho qualcosa che fa ancora riferimento alle work folders. Quindi posso gestire le work folder e posso configurarle per connettermi alla mia infrastruttura. Lo posso fare in due modi. O posso utilizzare il mio indirizzo di posta elettronica e importa quello che c'è dopo la chiocciola, oppure posso utilizzare un URL. In realtà posso mettere l'indirizzo di posta elettronica SID online.lab, è il mio laboratorio. Lui andrà a cercare un server che si chiama workfolders.sidonline.lab. Mi chiede la prima volta username e password, questa volta devo mettere ovviamente le mie password di dominio. Dico di ricordare le credenziali, la cartella workfolder apparirà sia nella navigation bar di File Explorer e poi ovviamente verrà posizionata nel profilo dell'utente. Potete cambiare all'inizio, poi non può essere successivamente. Per utilizzare le workfolder c'è il sysadmin, il domain admin, che ha deciso di implementare delle security policy. Cifrare la cartella,
avere una password, loccare automaticamente il computer dopo un po' di tempo e ovviamente se perdete il vostro PC avere la possibilità di cancellare poi da remoto tutti i file presenti nella work folder. Se non accettate queste condizioni, lui ovviamente non vi fa collegare la work folder. Faccio clic su close. Dicevo, se andate nel file explorer, vedete work folder, lui ha già sincronizzato, beh, il documento è soltanto di 1K, ha già sincronizzato il contenuto della cartella. Quindi adesso home e in desktop remoto ho il computer all'ufficio. Se in ufficio o al lavoro faccio delle operazioni, nuova cartella, test in ufficio, mentre a casa nuovo documento, prova. Sì. Questi documenti verranno sincronizzati. La sincronizzazione non avviene in tempo reale, la sincronizzazione avviene di default ogni 5 minuti, ma la potete scegliere. Ormai io l'ho settata per 1 minuto e quindi come vedete automaticamente il minuto è passato e le due cartelle sono sincronizzate. Sia la cartella test l'avevo creata in ufficio e poi visualizzata a casa. Mentre il file prova l'ho visualizzato, l'ho creato a casa ed è stato visualizzato anche in ufficio. Se andate da PowerShell, a di guardare tutto quello che riguarda la sincronizzazione, avete questa commandlet che è set-set sync server settings, e qui potete dire il numero minimo di detection che deve fare. Attenzione, se abbassate troppo questo valore, ovviamente aumenterete notevolmente poi il traffico di rete verso il vostro file server. Ma come si configura il file server? Beh, la configurazione del file server è altrettanto semplice. La configurazione del file server viene fatta sempre dal server manager. Nella parte Services, che qui work folder, io ho condiviso la cartella progetti che è cinque punti progetti su questa macchina. Quindi in cinque punti progetti, sotto la cartella NIC Fair, su cui ovviamente non ho i permessi, troverò i file condivisi, demo, prova, test, eccetera, eccetera. Per creare una nuova work folder, faccio partire Wizard, utilizzo magari delle share già presenti oppure do un percorso di una cartella che creo al momento, cinque punti contratti, decido se devono essere create delle sottocartelle con il nome dell'utente o il nome completo di dominio, utilissimo se avete differenti domini, quindi è stata creata la cartella NIC Fair, non NIC Fair chiocciola sidonline.lab. Posso decidere di sincronizzare solo delle sottocartelle, e qui vado a scrivere quali sono i nomi delle sottocartelle, la cartella è vuota, la chiamo contratti, decido a quali gruppi di utenti o a quale singolo utente è concesso l'accesso. Disabilito le modalità dei permessi in modo tale che posso garantire anche all'utente l'accesso esclusivo al file, come avete visto prima. Domain users, giusto per fare una demo al volo, decido io di cifrare la cartella e di bloccare lo schermo, di richiedere al passo quelle security policy che vi ho fatto vedere durante il settaggio, e immediatamente la share viene creata. Questo modo molto semplice, l'unico problema che potreste avere è la connessione deve essere HTTPS, quindi vi dovete procurare un certificato digitale, lo potete fare self-signed, lo potete fare con una certification authority interna, lo potete comprare da una certification authority di terze parti, ma non è possibile
sì, eventualmente con una chiave di registro è anche possibile utilizzare HTTP invece che HTTPS, ma assolutamente non consigliabile utilizzare una connessione non protetta. Questa è una slide di riassuntiva, scusate. Ho la possibilità di aumentare le performance utilizzando gli SSD e gli hard disk, ho la possibilità di fare un failover cluster basato sullo scale-out dell'SMB, in modo tale da poter poi averci sopra le macchie virtuali e utilizzare Hyper-V con l'SMB3, ho la possibilità di avere l'alta affidabilità con la possibilità di perdere addirittura più di un disco nella mia infrastruttura, nel mio storage pool potrei perdere più di un disco, automaticamente il RAID viene ricreato anche se perdo più di un disco. Questo ovviamente per chi fa lo storage manager è una notizia meravigliosa. La gestione è molto molto semplificata, come avete visto. L'idea è quella di andare poi a ridurre i costi con lo storage basato su Windows 2012 R2.